sono svolti a Pescara gli Additive Days organizzati dalle aziende 3D e Rimas, concernenti tutto il mondo della stampa 3D e l'universo che ne consegue. In questi due giorni legati alla scoperta di tutti gli usi e costumi che il 3D sta avendo e sta iniziando ad avere sia nel campo lavorativo, sportivo e nella vita di tutti i giorni, sono accorsi autorità, artisti e ospiti di caratura nazionale e internazionale. Tra tutti spiccano la sand artist Erika Abelardo, il pilota motociclista Niccolò Antonelli, la cestista, modella e influencer Valentina Vignali e l'ex pilota di MotoGP e ora di Superbike Danilo Petrucci, insieme a tanti altri. Le parole dei protagonisti. Sì, sì, molto bello venire a visitare questa azienda. Io chiaramente, essendo motociclista appassionato di motori, di tecnica e di queste cose qua, sono stato molto colpito. Comunque 3D realizza praticamente prodotti per ogni uso, da stampanti diciamo 3D, però dire stampanti 3D è anche abbastanza riduttivo, perché comunque qua vengono realizzati e progettati oggetti che possono avere veramente qualsiasi uso, a partire dagli scavi delle barche, le selle delle moto, i condotti aria per le moto che resistono ad altissime temperature, addirittura gli intercooler, quindi oggetti, veramente pezzi di tecnica che servono nei motori, che resistono ad alte temperature e che soprattutto possono essere modificati e progettati e realizzati in un tempo brevissimo. Per quanto concerne invece i tuoi colleghi abruzzesi, hai avuto proprio di recente a che fare con Spinelli, Nepa, Petrarca e ovviamente Iannone, ci fai un punto su di loro? Ma sai, sono sempre molto attento, diciamo, a chi corre e va forte e non viene dalla Romagna come me, perché comunque io sono umbro e abito non tanto lontano dall'Abruzzo, quindi chiaramente ho un buonissimo rapporto con Iannone, con cui abbiamo corso tanti anni insieme, corriamo ancora insieme, e Andrea è un bravo ragazzo che stimo molto. E poi d'altra parte invece con la mia moto Nicolas Spinelli ha vinto ad Assen quando io mi sono fatto male, una storia bellissima, e sono stato veramente tanto contento per Nicolas e per il mio team, perché comunque ecco, io la settimana prima sono quasi morto e grazie a questo lui è riuscito a correre, ha fatto una gara, una vittoria, cosa che io sto inseguendo. E anche Stefano Nepo mi piace molto, lo seguo tanto, ormai è una certezza della Moto3, anche Lorenzo Petrarca, insomma sono simpatizzante dell'Abruzzo, perché comunque è una regione che sento molto vicina all'Umbria, dove abito io. Sì, io sapevo qualcosina di questo mondo grazie a mio fratello, lui è un po' nerd, ha una stampante 3D a casa, quindi mi ha fatto qualche cosina piccola, ovviamente tutto in dimensioni ridotte. Mi ricordo che mi ha fatto questa scarpina della Jordan, mi sono detto ma come hai fatto? E ho detto con questa stampante che continuamente lavora. Qua ho scoperto chiaramente un mondo enorme e soprattutto vario, perché come dicevo i comuni mortali tipo me sono abituati ad associare la stampa in 3D a oggettistica, portachiavi, piuttosto che qualche cosa di insomma modellini, robe del genere. Invece c'è un mondo, cioè si possono fare pezzi di motore, arredamento, qualsiasi cosa, quindi ho scoperto cose nuove e che figata, cioè qualsiasi idea tu hai la puoi mettere in disegno e crearla senza limiti, cioè è pazzesco. Allora, devo dire che è passato tanto tempo, quando ho cominciato a dire, era il 99, siamo nel 2004 e il basket negli anni secondo me ha preso importanza, ha preso pubblico, però è un lavoro lungo e macchinoso, perché purtroppo l'Italia è un paese calciofilo e quindi sia nel maschile che nel femminile, ma specialmente nel femminile perché il basket è considerato uno sport da uomini, si fa fatica. Però io i passi avanti li ho visti, cioè vedo magari palazzetti più pieni, vedo magari più comunicazione sia social che TV riguardo in generale la pallacanestro, specialmente quella femminile, quindi secondo me stiamo facendo dei passi avanti. Io nel mio in questi anni ce l'ho messa tutta e continuo insomma a spingere il movimento, però vedo dei miglioramenti, io sono felice, stiamo andando verso il positivo. E poi a Pescara ovviamente siamo tutti Fontecchio dipendenti. Chiaro, l'ho visto una settimana fa,
che è venuto insomma alla partita di addio. Bruno Cerelle e Tommaso Marino hanno fatto questa partita di fine carriera, dove tra l'altro mi sono sentita presa in causa perché era anche il mio ultimo anno, e c'era anche Simo, non ha giocato perché era infortunato, quindi è stato in panchina un po' stampellato, poverino, però dai, adesso ricomincia la stagione e lo seguiremo tutti ovviamente.